Dice proteina è come qualcosa, una luce che scorre sopra la superficie della bellezza, che illuminando in questo modo le proporzioni. Nel brillare, quindi nel brillio della luce, Plotino riconosce il movimento. Il movimento per i greci era l'essenza della vita, in particolare l'automovimento. Tutto ciò che è vivo si muove da solo, appunto. Per questo Plotino può affermare che un individuo brutto ma vivo è più bello di una statua bella, perché è più vivo, appunto. Quindi la grazia, riassumendo, secondo lui è questa sorta di splendore della bellezza, ciò che la rende viva e affascinante. Ecco, ma da dove viene? Da dove vengono questa grazia e questo splendore, secondo Plotino? Anche secondo lui provengono dall'interiorità, di nuovo, dall'anima, sia essa l'anima dell'uomo o l'anima del mondo. E in ultima analisi vengono dal bene stesso, da Dio, dal principio di tutto. Come ha sottolineato Pierre Hadot, un grandissimo studioso del mondo antico e di Plotino, la vitalità, quindi la dolcezza, la disponibilità che percepiamo nella grazia, sono la traccia della bontà del bene, quindi la bontà che noi percepiamo della grazia non è solo umana, è anche divina. Quindi nella grazia estetica di nuovo riconosciamo quella teologica, quella divina. Di che tipo di bontà stiamo parlando? Come ricordava Vannini, è la bontà di cui parla Platone, quella nella quale non nasce nessuna invidia, nessuna gelosia, quella quindi che vuole comunicare se stessa, come generosità, quindi. Generosità che genera, solo quindi ciò che è geloso, ciò che è invidioso vuole rimanere chiuso in se stesso. Il bene, invece, come lo pensa Plotino, proprio in quanto bene, deve effondersi. In un certo senso possiamo dire che la grazia di Plotino è una sorta di esca attraverso la quale il bene, Dio, diciamo, ci attrae, ci fa ritornare verso l'origine. Ora, nell'itinerario, concludo con questo, nell'itinerario a ritroso che abbiamo tracciato, la grazia ci è apparsa inizialmente come movimento puro, diciamo, ci è apparsa sul piano del semplice movimento, come antitesi dello sforzo, poi ci è apparsa come espressione di un'anima bella, della moralità, quindi di un'anima nobile, infine ci è apparsa come espressione della bellezza e della bontà divina. Non si tratta in realtà di una storia lineare, non importa da che parte cominciamo. È vero che la grazia subisce nel corso del tempo una sorta di secolarizzazione, è vero, come diceva Gibbone, appunto, che abbiamo dimenticato l'originaria coappartenenza dei due sensi, ma è anche vero che concezioni diverse e fra loro opposte convivono nello stesso tempo o si susseguono senza un ordine preciso. La tradizione di pensiero della quale si occupa questo libro, cioè quella che legge nella grazia estetica il segno della grazia divina, non è finita con il Medioevo, ricompare, come è già stato detto, in Ficino, nella tradizione del platonismo fiorentino, ricompare in epoca molto più vicina alla nostra, in parte in Simone Weil, soprattutto nella filosofia del filosofo francese Félix Lavesson. La tradizione invece umanista, così possiamo definire quella di Comte e Schiller, vede invece la grazia come un fenomeno umano. Per Spencer e per Baillet invece essa è un fenomeno universale che si declina in modo diverso a seconda diciamo, dei regni in cui la si incontra, quindi l'uomo, gli animali, addirittura le piante, dall'animato all'inanimato. Chiaramente non spetta ora a noi stabilire quale di queste due prospettive sia quella giusta, o non spetta, forse non è neanche giusto scegliere fra una di queste. Spencer invece vorrei concludere con delle domande. Con gli interrogativi. Ecco, che cosa comporta, per esempio, leggere nella grazia, come fa questa tradizione, la traccia della generosità di un principio divino? Diciamo, cosa comporta questo? Possiamo chiederci se in questo modo c'è il rischio di perdere di vista l'umano, per esempio. Il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach pensava che l'uomo avesse la tendenza a chiamare divino ciò che in realtà è più profondamente umano, o in altre parole a proiettare in Dio, alienandolo da sé, alienandole da sé le sue qualità migliori, più alte, più profonde, come la ragione, la volontà, l'amore. Ecco, ci possiamo chiedere, mi chiedo appunto se questo può valere anche per la grazia, in riferimento a questa tradizione, appunto. Non sarà forse che appunto la grazia è semplicemente la visibilità dell'amore umano? Che forse è divino, ma forse può essere semplicemente l'espressione dell'amore umano, nella sua forma più alta, che è
forse quella della generosità, come ricordava Vannini, del disinteresse, del distacco. Ecco, ci possiamo chiedere se perdiamo davvero molto se poi la pensiamo così. Non ci appare forse la grazia ancora più preziosa se pensiamo che non ci è stata concessa e donata da nessuno? Vi ringrazio.